10 giornate da giocare e un obiettivo da inseguire. Un obiettivo che per la Cremonese si chiama primo posto e che al momento dista 4 punti. Si entra nella fase decisiva del campionato e i grigiorossi si apprestano a ospitare allo Zini il tutto cuoio, una delle cosiddette piccole contro le quali, per citare ciò che Tessera aveva detto una settimana fa, si decidono i campionati. Siamo entrati adesso, 10 partite alla fine, veramente nella parte fondamentale del campionato e tutti, chi per un obiettivo di star davanti, chi per la salvezza, vanno a raddoppiare tutti gli sforzi, i punti pesano veramente doppio. Arriva una squadra che cerca punti anche lei, come li cerchiamo noi, una squadra che ha reso la vita difficile, adesso viene da 2 sconfitte, prima aveva fatto 2 vittorie consecutive, ha reso anche la difficile Alessandria per un tempo perlomeno. L'ha fatta soffrire e mi aspetto che ci sia da battagliare molto. 3 vittorie di fila hanno rilanciato la Cremo, ma se contro Alessandria e Arezzo i grigiorossi erano partiti subito forte, a Olbia hanno avuto bisogno di un tempo per entrare in partita. Contro il tutto cuoio, più che mai, servirà l'approccio giusto. Per noi queste sono tutte partite da approcciare in maniera decisa e cattiva e non penso che i miei l'abbiano presa con superficialità, sinceramente, però c'era quella differenza che quando magari hai le squadre blasonate hai quella cattiveria maggiore, così non deve essere, così non deve essere. Per noi devono essere tutte Alessandria, tutte Arezzo, tutti Livorno, queste squadre che troviamo. L'approccio deve essere sempre solo quello, perché se una squadra vuole essere importante non fa distinzione di nome, rispetta tutte e le rispetta tutte come si rispetta dalla prima, si rispetta anche l'ultima e ci mancherebbe che non fosse così. Commetteremo un errore veramente, veramente grave. Da 3 partite l'11 titolare è praticamente lo stesso. La squadra ha trovato il giusto equilibrio tattico. Ma alla luce della buona prova offerta da Maiorino a Olbia, ci saranno cambiamenti contro il tutto cuoio? Potrei anche fare dei cambiamenti, ma non per quello che è stato fatto nel secondo tempo, perché uno calcia un rigore o una punizione. Perché è stato fatto nel passato. Tantissime volte ha giocato in alcune partite Maiorino, in alcune partite Perulli. Perché non ci chiediamo dell'equilibrio, della qualità, dell'intensità, della prestazione fatta con l'Olbia, con l'Arezzo e soprattutto in casa con l'Alessandria e non c'era Maiorino, ma mi sembra di togliere qualcosa a Maiorino. Perché? Allora uno fa 2 gol, deve giocare, quello lo facciamo in parrocchia forse, ma non possiamo fare a livello professionistico questi discorsi. Maiorino è un giocatore estremamente importante, è il giocatore più che può cambiare una partita nostra, perché ha la qualità tecnica, la rapidità, la velocità, un calcio straordinario e può essere incisivo o decisivo in qualsiasi momento di partita. Non sempre magari ha quella continuità di rendimento. Poi c'è una squadra che deve giocare, perché se mi affondo solo che Maiorino faccia un tiro in porta, una punizione, penso di far poco, è una squadra che deve giocare. Perulli mi sta dando un apporto molto, molto importante, però nel corso di questo campionato lui e Maiorino si sono alternati spesso in quel ruolo. Quando ritenevo di dover avere un equilibrio maggiore a centrocampo, gioca Perulli, quando voglio fare un giocatore un pochino più offensivo, quasi una terza punta, metto dentro Maiorino.